una piccola domanda, ma visto che il consiglio inizia alle 4.30, ok, inizia in ritardo, però visto che ci sono pure tante persone fuori, ora che si fanno i controlli e tutto quanto, ma perché non farlo accedere 20 minuti prima, così le persone lo possono vedere sin dall'inizio? Non dipende da noi, non dipende da noi. Devono aspettare che raggiungano il numero legale. Devono aspettare che raggiungano il numero legale. Che è l'unica cosa che ci è rimasta. No, e se non c'è il consiglio non ha più motivo di farci entrare. Mentre invece il carroccio diventa un punto di accoglienza. Come per la signora Palmira, spero. Signori, buonasera. Però per logica, sì, prego, devi far accedere 60 persone, metti 30 secondi a persona. Può stare gentilmente, signore? Passano quei 20 minuti. Intanto ci togliamo dalla pioggia e anche qua davanti. Ecco. Grazie. Che è successo? Quindi niente. Ma il motivo qual è? Che forse o sicuro. Va bene, d'accordo. Forse. Poi vengo a trovare, arrivederci, arrivederci. Non c'è il numero legale. Perché? Per, qual è il motivo, scusi? Il numero? Siamo scesi, da lui ci fanno passare. Il numero legale, anche il numero legale è diventato illegale dentro al comune. Ricapitolando, la seduta è iniziata alle 16.30, dalle 15 che era convocata, immediatamente sospesa alle 16.31 la seduta si è riaperta alle 17.30 con la votazione dell'ordine dei lavori e ancora su questa votazione la maggioranza non è presente in aula ed è caduto il numero legale. Quindi sono 2 ore e mezza che praticamente non si sta facendo nulla in assemblea capitolina alla faccia dei cittadini romani che pagano le tasse più alte d'Italia.